Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un progetto che abbiamo realizzato. Si tratta di un convogliatore di acqua piovana che abbiamo stampato in 3D con tecnologia MJF, utilizzando come materiale il nylon PA12 stampato in modalità TOP. Il progetto è nato dall'idea di un nostro collaboratore che si è reso conto di avere la necessità di utilizzare un convogliatore su misura per poter raccogliere l'acqua piovana e innaffiare così il suo giardino senza ricorrere all'utilizzo di acqua corrente. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì. L'idea gli è venuta guardando proprio l'ultima bolletta dell'acqua, tipo questa. Tornando a noi, in questo video vi mostrerò come è stata sviluppata l'idea, partendo dal prototipo in PVC, passando poi per la creazione del file STL, per la stampa 3D MJF e infine il pezzo in funzione. Rimanete con noi fino alla fine del video perché poi c'è una piccola chicca finale. Ma prima di partire, come sempre, vi ricordo di metterci un like se questa tipologia di video vi piace, di iscrivervi al canale e di attivare sempre la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri video e le nostre attività. Siete pronti? Bene, separiamo le acque! Qui potete vedere il prototipo iniziale creato dal nostro collaboratore utilizzando dei semplici fogli di PVC trasparente. Questo processo è stato sicuramente superfluo in quanto sarebbe bastato fare direttamente il file STL, ma il nostro collaboratore ha preferito realizzare un prototipo reale per spiegare meglio di cosa aveva necessità i nostri tecnici. Basandoci su questo prototipo siamo poi passati alla creazione del file STL e per farlo abbiamo utilizzato FreeCAD, un CAD 3D molto strutturato che si avvicina a modellatori 3D ben più blasonati e a pagamento, a differenza di questo software che è appunto gratuito e scaricabile sul loro sito. Se volete approfondire potete cliccare nel link qui sotto in descrizione che vi rimanderà ad un video in cui abbiamo già parlato di questo software. Un dettaglio sul quale mi voglio soffermare è l'aggiunta di quelle nervature interne al box, la cui funzione è quella di minimizzare la deformazione delle superfici piane e garantire più rigidità alle pareti. Siamo poi giunti al momento che a me piace di più, cioè quello della stampa. Queste sono le foto del pezzo dopo essere stato stampato e sabbiato. Dicevamo appunto che il materiale utilizzato è il nylon PA12. Dovete sapere che questo materiale ha una certificazione IP67 ed è idoneo ad entrare in contatto con l'acqua tramite lo scorrimento. È invece meno adatto alla stagnazione dell'acqua stessa. È arrivato ora il momento di vedere il convogliatore in funzione e spiegare il processo di raccolta dell'acqua. Il convogliatore raccoglie appunto l'acqua piovana dalla grondaia, ma fino a che lo scarico più grande, quello col tappo, non viene chiuso, l'acqua viene dispersa nel sistema fognario. Una volta chiuso col tappo, l'acqua verrà convogliata all'interno dell'altro scarico, che come si può vedere ha i bordi leggermente rialzati rispetto al precedente, per far sì che, quando entrambi gli scarichi risultano aperti, l'acqua cadrà all'interno del primo scarico che vi abbiamo fatto vedere, essendo questo allo stesso livello del tappo. Quindi, come dicevamo, chiuso il primo scarico con il tappo, l'acqua viene convogliata nel secondo scarico e viene veicolata fino al cospetto, nel quale è posizionata una pompa che, una volta azionata, porterà l'acqua direttamente dentro le quattro botti alla quale è collegata. Eccoci arrivati alla chicca finale di cui vi parlavo all'inizio. Vi faccio vedere come appare il convogliatore dopo essere stato verniciato con una vernice color bronzo impermeabile. Che ne pensate? Molto trendy, eh? Ma si dice ancora trendy? Non è magari un po' da boomer? Vabbè, comunque, scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questo progetto, cosa avreste cambiato o cosa avreste aggiunto. Sono davvero curioso di saperlo. Grazie mille, come sempre, per essere arrivati alla fine di questo video e ci vediamo alla prossima. Buona stampa 3D!